Perché hai scelto di iniziare questo percorso di volontariato? Perché il pensiero di poter aiutare qualcun altro che è in difficoltà nella società mi fa molto piacere. Ho scelto di iniziare questo percorso perché sicuramente è un'esperienza piacevole e mi fa sentire meglio il fatto che sto aiutando altre persone. Inizialmente per provare, poi è nata una vera passione perché comunque mi piace aiutare i bambini che spesso hanno problemi a casa e quindi trovano anche un conforto. Perché volevo rendere in un certo senso utile la mia presenza su questo pianeta, soprattutto aiutando le persone con meno possibilità economiche. Il modo in cui fondamentalmente i volontari fanno sentire i bambini oppure chi ne ha bisogno di aiuto mi ha spinto a intraprendere questo percorso. Il modo anche come io mi sento nei confronti degli altri quando appunto aiuto le persone, sia per quanto riguarda la mensa perché partecipo a quella e anche per il dopo scuola bambini. Ho iniziato questo percorso di volontariato perché mi sembrava ovviamente un'idea innovativa, ma anche che poteva fare del bene a dei bambini, dei ragazzi o comunque delle persone. A me a questo progetto mi ha avvicinato il mio professore, poi ovviamente intraprendendo questa esperienza ho iniziato a relazionarmi con certe realtà e con situazioni e ho iniziato a sentire il bisogno di dare una mano a queste persone e a queste situazioni. Allora, diciamo che ho scelto perché insieme a degli amici l'anno scorso volevo provare questa esperienza sia per aiutare altre persone ma anche solo semplicemente per provarle, per divertirmi. Inizialmente l'ho fatto forse per uno scopo egoistico, non mi sentivo davvero appagata, qualsiasi cosa nella mia vita mi annoiava e soprattutto non credevo di avere un'utilità per la società e quindi ho iniziato questo percorso per sentirmi meglio con me stessa. Ho iniziato questo progetto di volontariato sotto suggerimento di altri volontari degli scorsi anni che hanno parlato a tutto l'istituto verso settembre più o meno e allora ho deciso di iniziare questa esperienza. Pensavo potesse essere una novità divertente. Perché aiutare le persone che hanno meno possibilità di me è sempre una cosa che mi è sempre stata a cuore, anche essendo cresciuto in un ambiente che mi ha sensibilizzato a queste cose. Infatti sono cresciuto proprio sull'oratorio dei Salesiani, che è appunto il luogo dove faccio la mia attività di volontariato. E aiutare quindi ragazzi più piccoli di me che hanno meno possibilità di me è una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Mi è sempre interessata come attività, soprattutto per quello che comunque porta, cioè l'aiutare l'altro, perché comunque è un'esperienza che non solo arricchisce noi che diamo questo aiuto, ma soprattutto verso chi lo diamo. Io in particolare do il mio aiuto sia per quanto riguarda la mensa alla chiesa di San Pasquale e sia per quanto riguarda il volontariato per l'aiuto dei bambini. Allora, ho scelto di iniziare questo percorso di volontariato perché penso che è molto importante aiutare il prossimo e credo fortemente in questa cosa. Ed inoltre penso che ci aiuta a maturare e ci forma appunto l'aiutare il prossimo. Perché io per prima ho sentito da piccola, appena iniziato il mio percorso di studi, di aver bisogno di una persona che mi guardasse, che in qualche modo desse anche soltanto la presenza e quindi capisco e provo a sentire comunque la necessità di qualcuno che non ha avuto la mia stessa possibilità. Non tutti abbiamo dei genitori presenti che possono anche soltanto guardarci o ascoltarci. Ho scelto di iniziare questo percorso perché comunque mi è sempre piaciuta l'idea di aiutare il prossimo, perché non tutti hanno la possibilità che ho avuto io di essere guidati da una persona più adulta oppure che ti avvicina nei momenti del bisogno. Inizialmente ho scelto di intraprendere questo percorso perché mi è sempre stato molto al cuore interagire con i bambini e tuttora che appunto frequento il dopo scuola capisco che ho fatto la scelta migliore. Credo che sia un percorso da cui posso imparare molto sia io stessa che insegnare almeno ciò che so nel mio piccolo ai bambini, diciamo, aiutare il prossimo. Allora, ho scelto di iniziare questo percorso perché penso che sia qualcosa che forma davvero molto e poi penso che facendo del bene si aiuta, diciamo, ci si sente anche meglio. Ad esempio, a me capita personalmente che se faccio una, diciamo, un'azione buona, poi mi sento bene anche io perché sono riuscita ad aiutare qualcuno. Ho iniziato perché credevo mi potesse offrire una buona opportunità per relazionarmi con un mondo, insomma, verso cui insomma non avevo mai avuto modo di rapportarmi e appunto questo ho notato e comunque
mi ha dato una grande mano, insomma, per crescere, insomma, proprio a livello personale. Perché penso che sia un progetto straordinario che in parte ti aiuta a crescere, a maturare e ad approcciarti sempre di più con la realtà che molto spesso non è giusta. Che senso ha oggi per te questa esperienza di volontariato? È un'esperienza costruttiva che riesce a far migliorare i bambini che non riescono ad andare bene a scuola nelle materie in generale. Mi fa sentire meglio anche perché so che sto contribuendo alla crescita anche dei bambini dato che faccio il dopo scuola. Migliorare anche la società del futuro, perché molti bambini vengono abbandonati e quindi non hanno una modalità di studio, e indirizzandoli nella via giusta riusciamo a portare più ragazzi verso lo studio, verso nuove passioni e quindi anche a un lavoro migliore. Il mio desiderio è quello di aiutare appunto le persone, anche di rendere la loro giornata meno monotona e meno triste, anche con un semplice sorriso. Per me questa esperienza attualmente sta diventando, se così possiamo, un vero e proprio lavoro, perché appunto faccio parte della Croce Rossa di Italiana, precisamente il Comitato di Napoli, quindi insomma sto integrando questo piacere che è nato con la scuola, qualcosa che potrebbe essere il mio futuro. Beh, per me ovviamente ha un senso di, in un certo senso anche completivo per me, è molto finalizzato al bene per gli altri ma anche per la mia persona. Attualmente lo frequento abbastanza costantemente perché per me significa dare una mano, contribuire magari a quello che può essere la formazione di un ragazzino, o comunque semplicemente dare una mano distribuendo pasti a persone che effettivamente ne hanno bisogno. Da quando ho iniziato, il senso per cui l'ho fatto, diciamo, è cambiato. Inizialmente, appunto, l'ho detto, era per provare, poi piano piano ho capito che è una cosa utile per la società e per la città in cui vivo, e quindi incomincio a farlo anche, diciamo, per appagare un po' il mio senso di morale, diciamo, un senso di dovere. L'esperienza di volontariato, anche se è nata per un senso egoistico da parte mia, mi ha permesso poi di incontrare delle persone, di affezionarmi anche proprio con le persone della mensa con cui preparo magari i pasti, è nato veramente un bel rapporto. Oggi questa esperienza per me è diventata una cosa praticamente settimanale, un appuntamento che ho con i bambini di questo dopo scuola con cui mi sono praticamente affezionato. È qualcosa che aiuta me e aiuta loro. Questa esperienza mi aiuta sia a sentirmi proprio meglio con me stesso, perché vedere dei ragazzi felici, magari dare dei consigli a questi ragazzi, in particolare io faccio il laboratorio sportivo, quindi posso dare dei consigli appunto su questi ragazzi che vengono, a questi ragazzi che vengono a giocare a calcio, posso dare dei consigli e vederli magari felici grazie a questi consigli che io riesco a dare. Poi mi rende, comunque è una cosa gradevole, è una cosa gratificante, che quindi è anche un processo di crescita personale. È un'esperienza molto importante a parer mio, un'esperienza che tutti dovrebbero provare, non solamente per noi, ma sicuramente proprio perché è un'esperienza che arricchisce il nostro modo di vivere, comunque entrare in contatto con diverse vite proprio ci cambia, e soprattutto potrebbe dare un aiuto a chi realmente ha bisogno. Soprattutto magari entrando in contatto per quanto riguarda i ragazzi più piccoli, possiamo indirizzarli e soprattutto magari cambiare le loro idee, in particolare per chi vive magari in condizioni differenti dalle nostre, potrebbe essere un aiuto per il proprio futuro. Allora, io penso che appunto aiutare il prossimo fa bene all'animo, al nostro animo, e quindi penso che è un'esperienza che tutti quanti dovrebbero provare, perché non è scontato appunto provare questa determinata esperienza. Per me è molto importante, perché appunto mi sento felice quando esco dalla chiesa ad aver fatto anche magari pochissimo, soltanto ad aver ascoltato dei bambini che ripetevano magari
i compiti per casa e quindi mi sentivo soddisfatta e mi sento tuttora soddisfatta. Sicuramente ogni volta che incontro i bambini con cui faccio il dopo scuola mi si riempie comunque il cuore di gioia e di soddisfazione, perché vedo che a fine lezione ai bambini è chiaro tutto quello, il lavoro che abbiamo svolto in quell'ora. Sicuramente è molto soddisfacente anche solo riuscire a tramandare qualcosa ai bambini che ne hanno bisogno, e soprattutto quando a fine lezione appunto loro sono riusciti a capire ciò che io gli volevo trasmettere. Mi piace e mi appassiona vedere i bambini che si emozionano per ogni cosa nuova che incontrano e che studiamo appunto insieme, e ogni volta che io vado lì da loro lascio un pezzetto del mio cuore e il contrario. Diciamo ha molto senso, perché ritengo che sia un qualcosa di fondamentale nella mia formazione, perché nel mio piccolo ovviamente cerco sempre di dare il massimo e di aiutare chiunque. Io personalmente faccio il PON della mensa, e vedere quelle persone che arrivano lì, si siedono a tavola e sono contente, si accontentano anche di mangiare un semplice piatto di pasta o una cotoletta, mi riempie il cuore di gioia pensare che ho fatto qualcosa di utile. Questo percorso trovo, insomma, mi abbia dato, insomma, la possibilità di apprezzare principalmente quelle cose che diamo spesso per scontato, e insomma di rapportarmi con la realtà in cui vivo giornalieralmente in modo diverso e con un'altra consapevolezza, e anche insomma verso quelle persone che sono meno fortunate con un altro modo di approcciarsi, diciamo. Attraverso questo percorso sono riuscita a comprendere e a capire delle cose che molto spesso, sia per non troppa maturità, ignoravo completamente, e che invece riesco a apprezzare. Anche il pasto che i miei genitori riescono a darmi è un qualcosa che io devo ringraziare, invece prima davo molto per scontato. Hai mai pensato che il volontariato possa essere un modo per combattere le illegalità e le ingiustizie nel tuo territorio? Sì, forse anche se non direttamente, ma indirettamente sì, perché lo stesso stiamo dando un'educazione anche ai bambini che forse non sono stati educati nei migliori dei modi. Sicuramente sì, perché magari i bambini anche che troviamo lì che non sono molto educati, magari gli insegniamo anche, oltre ai compiti, facciamo vedere, gli insegniamo anche il comportamento. Sì, perché noi comunque facendo dopo scuola impegniamo anche del tempo con i bambini, evitando che i bambini rimangano per strada e comunque commettano azioni che inconsapevolmente non sono legali o buone. Assolutamente sì, infatti soprattutto con la mensa e anche con il dopo scuola possiamo aiutare le persone anche a vedere il mondo da un punto di vista differente, anche con una semplice chiacchierata, oppure fargli capire che il mondo delle illegalità non è la strada corretta da percorrere. Inizialmente no, non ci credevo a questa cosa, poi iniziando questo percorso ho pensato che l'aiuto di tutti, quindi attraverso la solidarietà, l'unione, la comunità, potrebbe far maturare molti pensieri positivi che invece io non riscontro nella nostra società. Certo che può combattere le ingiustizie del mio territorio, perché insegnando a dei ragazzi anche un po' l'educazione oltre alle materie di scuola si può combattere indirettamente questa ingiustizia. Certamente, penso che le persone, specialmente i bambini che magari in quell'età ricevendo delle magari influenze sbagliate, attraverso percorsi come questo possano anche interfacciarsi ad altre realtà e magari capire che effettivamente c'è una via di fuga da quella che può essere la vita di strada o comunque la criminalità. Sì, diciamo che ingiustizia, ad esempio la mensa può essere un'arma per contrastare le persone che ingiustamente non possono permettersi un pasto quotidianamente, e quindi bisogna dare appunto pari opportunità anche di mangiare, di bere a tutti quanti, anche a persone che non possono permetterselo, ma anche a livello di illegalità, perché effettivamente se queste persone non possono mangiare, non possono bere, potrebbero andare a cercare denaro tramite, diciamo, metodi non legali, ad esempio come lo spaccio di droga o anche altre cose che appunto cadono nella illegalità. E quindi sì,
sia utile per l'ingiustizia che per l'illegalità? Il volontariato sicuramente può aiutare nel campo dell'ingiustizia o dell'illegalità, perché appunto si parla di casi estremi, come persone che non riescono magari a soddisfare quelli che sono i bisogni minimi e quindi potrebbero ricorrere ad altrettante situazioni estreme. Quindi sicuramente possiamo dare una mano. Sicuramente, perché probabilmente senza un'adeguata istruzione i bambini del doposcuola finirebbero per trovare un luogo, per trovare casa in criminalità. Si parte soprattutto da età come 14-15 anni, mentre aiutandoli, standogli vicino, dandogli una figura da osservare e da seguire, è molto probabile e spero vivamente che seguano la strada della legalità. Può essere secondo me, uno dei modi principali per combattere l'illegalità, perché appunto sensibilizzando i ragazzi, aiutando questi ragazzi, portandoli verso lo studio per chi fa il doposcuola oppure verso le discipline sportive, sia quelle di squadra che quelle individuali, che comunque sensibilizzano a stare in rapporti civili con tutto il mondo, può allontanare da strade che possono portare a delinquenza e a criminalità. Sicuramente un'esperienza, cioè sicuramente aiuta i ragazzi, soprattutto nell'età più infantile, in modo tale che entrando in contatto con diverse mentalità e portandoli al di fuori della loro condizione sociale, magari familiare, potrebbe allontanarli e portarli per un futuro magari migliore. Certo, aiutare appunto nel volontariato aiuta certamente a contrastare l'illegalità nel nostro territorio, poiché sottrae il tempo che i ragazzi dedicano alla strada e impegniamo, per così dire, i loro pomeriggi, che sia o nel laboratorio sportivo o nell'aiuto al doposcuola. Sì, perché soprattutto i più piccoli non hanno le idee molto chiare, quindi magari fin da subito possono capire e possono magari essere più motivati nel seguire una scelta giusta, cioè quella di studiare o comunque di dedicare il proprio tempo a un'attività fisica. Sì, assolutamente, perché spesso i bambini e i ragazzi pensano a cose futili e ad esperienze inutili che nella vita non servono a nulla, e quindi questo tempo insieme a noi, insieme ad altri ragazzi che aiutano, sicuramente serve. Anche perché proprio gli stessi bambini che frequento all'interno del doposcuola capisco che hanno bisogno sicuramente anche di consigli, anche se sono molto piccoli, proprio per allontanarli anche dallo stato sociale che probabilmente si trovano, anche dal punto di vista familiare. Ne sono convinta, infatti assolutamente, cioè ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa per contrastare almeno quel poco. Io e anche altre persone lo stiamo facendo. Assolutamente sì, perché penso che moltissime persone sono costrette in un certo senso a finire ad esempio in certi giri, anche perché sono spinte dalla necessità, e quindi penso che magari può essere un ottimo modo per contrastare l'illegalità. Sicuramente lo è, e credo che appunto insomma da questi progetti possano nascere tantissime realtà nuove, insomma, che possano sovrastare ed eliminare insomma quanto di cattivo c'è nella società. Penso che sia il primo passo per limitare l'ingiustizia che diciamo circonda anche principalmente il nostro paese, e quindi sia un passo in più che noi giovani possiamo fare per aiutare la comunità. Pensi di continuare anche dopo la scuola un'esperienza di volontariato? Sicuramente un'esperienza costruttiva, e perché no, potrei farlo. Sì, mi farebbe piacere. Sì, certamente, perché alla fine l'ho scoperto con la scuola, però è una cosa che mi piace, quindi farei anche dopo la scuola. In realtà attualmente aiuto i bambini, soprattutto nella parrocchia che frequento, con un corso di dopo scuola oppure di catechesi, quindi già ho intrapreso questa strada. Sì, sicuramente la continuerò questa esperienza, sia per il percorso che sto intraprendendo extra scolastico, magari anche appunto nuovamente accompagnato dai professori della scuola potrei intraprendere di nuovo questa esperienza. Beh, certo, ovviamente anche affezionandosi ai ragazzi a cui si è insegnato, ovviamente spinge anche la continuazione di questo corso. Sicuramente, perché una volta che diciamo fai del bene a delle persone, e quindi si crea questo rapporto tra il dare e il ricevere,
e si creano comunque delle relazioni interpersonali, si provano emozioni davvero molto forti. Onestamente penso che continuerò dopo la scuola. Non so se continuerò proprio alla mensa o in altre situazioni, però penso di sì, anzi voglio sperimentare anche qualche altro tipo di aiuto. Sì, credo di continuare, forse non farò, non continuerò con la mensa, ma sicuramente è un'esperienza che mi ha segnato nella vita e che quindi vorrò continuare. Sicuramente è un'esperienza che a me fa molto piacere, che mi appaga molto e vorrei continuare questa sensazione anche dopo la scuola. Sì, vorrei continuare anche perché avendo fatto queste cose anche prima del liceo, perché facevo l'animatore ai Salesiani anche prima del liceo, è sempre una cosa che mi è piaciuta, anche perché stare a contatto con gli altri ragazzi, fare nuove conoscenze è sempre una cosa piacevole. Sicuramente è una cosa che mi interessa e quindi sì, mi piacerebbe continuare. Sì, penso di continuare anche dopo la scuola, perché appunto aiutare il prossimo fa bene all'anima e quindi è un'esperienza che mi sta molto a cuore e che mi è piaciuta. Penso di continuare l'esperienza del volontariato. Sì, assolutamente penso di voler continuare anche dopo la scuola. Penso di continuare anche dopo la scuola. Sarà sicuramente uno dei miei obiettivi, anche perché trovo che sia incoraggiante, infatti vorrei anche che altre persone promuovere quello che è il volontariato anche in futuro. Mi farebbe molto piacere anche magari provare a fare dopo scuola ai bambini, perché ritengo che sia particolarmente importante anche riuscire a trasmettere le proprie conoscenze gratuitamente a qualcun altro, e sarebbe una bellissima esperienza. Assolutamente sì, perché le sensazioni che mi ha fatto provare questo progetto spero di provarle anche in futuro. Credo di sì, perché come ho già detto, insomma, mi ha dato una grande possibilità e credo anche di poter continuare a crescere sotto tanti punti di vista, quindi penso sia una cosa importante.